La riflessione del mese di giugno è legata a due importanti accadimenti. Il primo si riferisce al solstizio d'estate, che quest'anno avviene astronomicamente sabato 20 giugno alle ore 21:44, tempo universale, e l'altro avvenimento è quello legato alla notte di San Giovanni, la notte tra il 23 e il 24 giugno. Il 24 giugno si ricorda San Giovanni Battista, che ebbe una grande importanza nella tradizione cristiana e quindi anche nella tradizione cattolica, in quanto fu l'annunciatore dell'avvento, uno degli annunciatori dell'avvento del Messia, ma anche colui che riconobbe in Gesù Cristo il Messia stesso. E Gesù volle farsi battezzare proprio da Giovanni Battista nel fiume Giordano. L'Evangelista Giovanni ricorda con una frase particolarmente incisiva il momento successivo al battesimo di Gesù da parte di Giovanni Battista, e cito testualmente il Vangelo di Giovanni: ora che la mia gioia è completa, egli deve crescere e io invece diminuire. Questa è una frase, come dire, importante nella contestualizzazione, ma è anche importante dal punto di vista simbolico, come a dire che quando la consapevolezza cristica cresce e si espande, tutto il resto deve necessariamente diminuire. Torniamo per un attimo a questo nome, al nome di Giovanni, che naturalmente è legato a Giovanni Battista nella ricorrenza del 24 giugno, ma Giovanni è anche legato all'evangelista, uno degli evangelisti il cui simbolo era l'aquila, un evangelista con un testo un po' diverso da quello degli altri, molto carico filosoficamente, molto carico simbolicamente, tanto è vero che questo testo è riconosciuto in molte, diciamo, in molti circoli esoterici, ed è legato ad una simbologia di non poco conto. Voglio però portare l'attenzione su una persona che ha giocato un certo ruolo, soprattutto fu il seguace di Gandhi, probabilmente più noto, più conosciuto in Italia, anche se a dire il vero la sua azione si è estrinsecata soprattutto in terra di Francia. Mi riferisco a Lanza del Vasto. Lanza del Vasto fu un gandhiano convinto, dette vita ad alcune comunità, naturalmente di chiara matrice e ispirazione spirituale, e Lanza del Vasto nella notte di San Giovanni voleva che le sue comunità, le comunità dell'Arca, avessero le casse vuote. È un fatto davvero straordinario che ci permette di riflettere, ma perché Lanza del Vasto voleva che le casse fossero vuote? Probabilmente per due elementi. Il primo elemento era quello che avere le casse vuote vuol dire che si è impiegato, che si è impegnato tutto il denaro a disposizione per perseguire gli scopi della comunità, che erano naturalmente scopi di sostegno, scopi di servizio, scopi di fratellanza. E dall'altro lato, accettare che le casse fossero vuote era legato anche ed è legato al fatto di avere fede, di avere fiducia nell'eterna bontà di tutte le cose, proprio con la consapevolezza che nulla di negativo ci può accadere se siamo lungo un percorso spirituale. Nella notte di San Giovanni ci sono molti uomini spiritualisti, esoteristi, uomini di buona volontà, che naturalmente passano questa notte in spirito di introspezione, in spirito di meditazione, in spirito di riflessione. Molti sono gli elementi che possono essere oggetto di questa riflessione, di questa meditazione nella notte di San Giovanni. Io ne voglio citare brevemente alcuni, rimandando poi successivamente ad un testo che verrà pubblicato nella Rivista Italiana di Teosofia, una più ampia trattazione dell'argomento.
Il primo elemento che voglio sottoporre alla nostra attenzione è quello legato al cosiddetto potere estatico. Il potere estatico è citato da Kinselman, colui che focalizzò la cosiddetta E-therapy, che in Italia fu divulgata dal teosofo professor Bernardino Del Boca. E quando si parla di forza evocatrice si intende qualche cosa che tutti noi conosciamo. È quando abbiamo una diretta fonte di ispirazione di tipo estetico, di tipo poetico, ma anche naturalmente di tipo pratico, perché potrebbe essere la realizzazione di un oggetto ad opera d'arte, ma anche dal punto di vista affettivo, perché potrebbe essere uno slancio totale, intenso, non condizionato dalle registrazioni della mente. Tutti gli esseri umani posseggono questa possibilità di questo potere estatico e questo ci deve naturalmente fare molto riflettere. Questo collegamento tra il potere estatico così come concepito nella E-therapy e il concetto di Antakarana che ci viene magistralmente riportato nel glossario teosofico. Sostanzialmente Elena Petrovna Blavatsky parlava di Antakarana quando, come ponte, come collegamento tra quelle che sono le dimensioni più grossolane dell'essere umano, grossolane non in senso negativo, mi riferisco al corpo fisico, al corpo emotivo, al corpo, alla mente pratica, e invece quelle che sono le possibilità spirituali dell'essere umano e naturalmente quindi il livello della mente astratta, della cosiddetta mente superiore, e poi il livello intuitivo e più propriamente spirituale. Blavatsky, quando parlava di Antakarana, diceva anche che questo ponte, il significato di questo ponte è nella sublimazione da parte dell'essere umano nel corso, diciamo, della sua vita, di una vita vissuta spiritualmente, e quindi in grado di creare un collegamento tra quella che è la sua vita concreta e gli aspetti pratici della vita e invece quella che è appunto la dimensione spirituale. In questo sta, per Madame Blavatsky, il vero significato dell'esistenza. Ma questo potere statico ci deve far riflettere anche su quelle che sono le enormi potenzialità che l'essere umano ha a sua disposizione e che noi tutti dovremmo coltivare con convinzione per poter percorrere un cammino che ci porti dall'indubbia dimensione di ignoranza in cui siamo inseriti ad una dimensione di una maggiore consapevolezza. E un secondo elemento dopo il potere statico è quello della forza evocatrice. A noi tutti capita a volte di pensare ad una persona o ad un autore o a un brano musicale e poi sorprendentemente in qualche modo trovare un collegamento con la realtà di tutto questo, perché magari qualcuno riceviamo una telefonata proprio da chi abbiamo pensato, oppure lo incontriamo per strada, oppure ascoltiamo questo brano, oppure passiamo camminando davanti a una libreria e vediamo in vetrina proprio il testo che avevamo appena pensato. È una caratteristica dell'essere umano questa forza evocatrice, una forza evocatrice che è molto importante che noi colleghiamo con la forza e la potenza delle forme pensiero. Noi tutti siamo generatori di pensieri, di emozioni e così via. Ovviamente siamo bombardati, siamo al centro di una sorta di bombardamento dal punto di vista appunto di quelli che sono i pensieri degli altri, i pensieri indotti. Guardiamo la televisione, andiamo al cinema, consultiamo continuamente il nostro smartphone e ovviamente c'è una circolazione di tutto questo. E tutto questo è collegato a delle vere e proprie forme pensiero che nella tradizione teosofica finiscono per avere una loro forza e persino una loro indipendenza, cioè noi nutriamo attraverso il nostro sentire, il nostro pensiero, queste forme generali che a loro volta ci condizionano. Questo è di grandissima evidenza nel mondo sportivo. Se noi naturalmente ci recchiamo in uno stadio, posto che questo stadio potesse essere, e auguriamoci che possa tornare a riempirsi
voglio dire, nel futuro proprio di persone fisiche, e ci rendiamo conto di quanta forza, di quanta potenza possa avere il tifo. E si dice infatti che, come dire, in qualche modo giocare in casa possa dare un vantaggio proprio sulla forza del sostegno che collettivo che deriva dalla squadra, diciamo, che gioca proprio in casa. Quindi le forme pensiero sono forti, le forme pensiero sono potenti e noi tutti abbiamo una forza evocatrice. È chiaro che il pensiero positivo ha un ruolo di non poco conto, perché il ruolo positivo ci tiene lontano dalle negatività, il ruolo positivo ci dà un più ampio sentire, il pensiero positivo ci consente di contribuire meglio al benessere non soltanto nostro, ma anche al benessere degli altri e al benessere di tutta l'umanità. Vorrei passare ora ad un terzo elemento che ha a che fare con il calore umano. Il calore umano è estremamente importante nella vita sociale e anche nella vita individuale. Noi tutti sappiamo che il calore umano ci fa bene, anche a livelli molto semplici, di quotidiano, di piccola relazione, perché se chiediamo un'informazione e riceviamo una risposta cortese, questo ci fa piacere, se qualcuno ci tratta bene, questo ci fa piacere. Ed è evidente che il calore umano è fondamentale. Pensiamo al rapporto tra la mamma, il papà, la famiglia, i bambini. Pensiamo a come il calore umano è in grado di confortare la crescita dei bambini, di dare loro, diciamo, veramente un'energia, una forza che il calore umano sottende, che il calore umano porta con sé. Anche una vita sociale basata sulla divisione, sul contrasto, sulla lotta, è un elemento estremamente negativo. Quindi anche nella vita sociale, anche nelle relazioni familiari, nelle relazioni di lavoro, nelle relazioni di condominio, pensiamo alle relazioni politiche, perché naturalmente voi sapete che molte volte la dinamica è quella di trovare un nemico ad ogni costo, perché così, come dire, si scuotono le emozioni, così si fa una grande semplificazione di una realtà che tanto semplice poi non è. E dunque in fondo noi vediamo che attraverso un approccio dualistico, l'approccio dualistico semina disarmonia, il calore umano semina armonia, il calore umano è estremamente importante. Io invito tutti a fare un piccolo esercizio, perché uno dice: ma che cos'è questo calore umano? Allora io inviterei ciascuno di noi di prendere la propria mano, prendere un dito e posarlo sul palmo o sul dorso della mano di un'altra persona e stare lì 15 secondi. È un tempo sufficiente per capire, attraverso un'esperienza concreta, di che cosa stiamo parlando. Dovremmo chiederci perché molte volte nelle tradizioni, diciamo, spirituali ed esoteriche si è data una grande importanza alla bontà. Si è data una grande importanza alla bontà perché senza la bontà è molto difficile che l'opera possa essere compiuta. Perché vedete, trasformare il piombo del nostro piccolo io, della nostra personalità, nell'oro, diciamo, della nostra consapevolezza e del nostro sé superiore, bene, quest'opera ha bisogno proprio di amore, ha bisogno proprio di bontà. E senza che colui che tenta di compiere l'opera, come dire, senza che ci metta del proprio, ci metta della sua consapevolezza, l'opera non può avvenire, non può accadere. L'opera non è una tecnica, così come la meditazione non è una tecnica. Quindi l'opera ha bisogno della nostra trasformazione, la nostra piccola opera ha bisogno della nostra piccola trasformazione, la nostra piccola trasformazione verso la consapevolezza non può prescindere dalla bontà e non può prescindere dall'amore, nel senso semantico dell'accezione che la parola intuitivamente porta in sé e che tutti noi comprendiamo con grande chiarezza. Vorrei aggiungere un quarto elemento, lo definirei così, è una sorta di patto con la terra.
L'essere umano e ciascuno di noi ha la necessità di fare un patto con la terra. Noi non possiamo trattare la terra come la stiamo trattando. Noi non possiamo essere dei consumatori, dei meri consumatori di risorse. E noi dobbiamo avere un grande rispetto per Gaia, per la Terra, che è un sistema vivente, è un sistema interconnesso. Viviamo in un universo che è in una comunicazione costante e totale e naturalmente il rispetto per la Terra e un patto per la Terra è essenziale alla nostra evoluzione. Questo porta con sé la necessità e l'opportunità di un grande rispetto per tutti i regni, per il mondo vegetale, per il mondo animale, naturalmente per il mondo minerale e anche ovviamente per il mondo umano e anche per i mondi sovrasensibili. Soltanto all'interno di una consapevolezza che porti ad un patto di armonia fra tutti gli elementi noi potremo affidare alle generazioni successive al nostro un mondo migliore di quello che ci è stato lasciato. Questa dinamica, questo compito, cioè quello di lasciare alle generazioni successive un mondo migliore di quello che abbiamo ottenuto e avuto noi, credo che sia una chiave di volta molto importante. Noi dovremmo giudicare i sistemi, dovremmo giudicare le politiche, dovremmo giudicare le economie proprio sulla base di questa considerazione, che è una considerazione armonica, che è una considerazione rispettosa, che è una considerazione che ci proietta in una diversa dimensione del tempo e dello spazio. Inserirei a questo punto una considerazione. Noi viviamo, lo dicevo prima, in un mondo in cui siamo bombardati di informazioni, siamo bombardati, viviamo proprio interconnessi totalmente. Molti sono gli spot, e gli spot non sono solo di ordine commerciale o di ordine politico, gli spot sono anche molte volte di ordine pseudo spirituale. Ecco, io vorrei inserire alcune cartine di tornasole nella nostra dinamica esistenziale, tre cartine che ci possono permettere di capire molto bene quando ci imbattiamo in qualcosa che ha un vero riferimento alla spiritualità piuttosto che invece quando ci imbattiamo invece con qualcosa che con la spiritualità ha poco a che fare. Intravedo almeno tre cartine di tornasole. La prima cartina di tornasole è quella legata al denaro. Quando si vende spiritualità contro denaro, come dire, si inizia in modo maldestro un'opera, anzi non la si inizia affatto. Voi sapete che la transazione di tipo spirituale è una transazione che non prevede il denaro. Quindi è molto semplice, molto facile per noi comprendere quando ci troviamo di fronte ad un messaggio autenticamente spirituale che non ci chiederà mai denaro, rispetto invece a tutte quelle vicende, quelle dimensioni che abbiamo davanti agli occhi, in cui il denaro invece è al centro. Io ti do del denaro e io ti restituisco qualche cosa. Questo va benissimo dal punto di vista della transazione commerciale, ma la transazione commerciale è qualcosa di profondamente diverso di una consapevolezza di tipo spirituale. Quindi il denaro è la prima discriminante. Abbiamo però anche un'altra discriminante molto importante, che è composta, diciamo, dall'osservazione che possiamo avere, e quando noi ci imbattiamo in qualcuno che è portatore di un messaggio, di un'idea, di una tematica, di un'organizzazione e pensa che solo e soltanto quella sia quella che garantisce la felicità e il conseguimento dello scopo, ci troviamo di fronte ad una preziosa cartina di tornasole. Perché, colui che è portatore di un autentico messaggio spirituale non ha nessun bisogno di fare propaganda, non fa propaganda, né si permetterà mai di dire ad un altro essere umano, come dire, che questo essere umano non è a posto, che non è corretto, perché non segue la sua idea.
Questa discriminante, che nell'analisi transazionale sarebbe la transazione io sono ok, ma tu no, che non sei ok, quindi tu devi diventare, devi dire, devi pensare come penso io, perché allora sì che vai bene, altrimenti vai male. Questa non è una transazione di tipo spirituale. Quindi tutti coloro che vogliono coinvolgerti, che vogliono obbligarti, che vogliono spiegarti che loro hanno la verità e che tutti gli altri non ce l'hanno, sostanzialmente sono dei mercanti nel tempio e non, poco hanno a che fare con la spiritualità. La spiritualità, e questa è una terza catena di tornasole, è qualche cosa che non si basa sui ricatti, che non si basa sul segreto, che non si basa, come dire, sugli elementi del potere materiale. Quindi anche questa è una preziosa cartina di tornasole. La spiritualità è una grande potenzialità e il cammino verso la consapevolezza è forse l'unica cosa, o quantomeno questa è la mia opinione personale, è veramente probabilmente l'unica cosa che può veramente contare nella vita di un essere umano, di un individuo. Per questo vorrei concludere questo mio dire una citazione di un grande filosofo e di un grande uomo del secolo scorso. Mi riferisco a Jiddu Krishnamurti, che come sapete essere molto legato alla storia della società teosofica e alla vita di tanti teosofi di cui è stato amico e di cui più di qualcuno è ancora in vita e può testimoniare, diciamo, questo forte collegamento. Ma naturalmente Krishnamurti è stato assolutamente portatore di un grande messaggio di consapevolezza e vorrei proprio citarlo riconducendo questo concetto, questo mio dire, ad un momento fondamentale della notte di San Giovanni e del solstizio d'estate e che ha a che fare con il silenzio, perché la notte di San Giovanni è anche una notte di silenzio, è una notte in cui possiamo certo fare autocoscienza e autoconsapevolezza rispetto ai limiti della nostra personalità, ma è anche una notte di grande comprensione verso gli altri, di grande amore verso l'umanità e quindi è anche una notte sicuramente di silenzio. Allora Krishnamurti nel suo diario, voi sapete che Krishnamurti non ha scritto molto, ha scritto le sue poesie giovanili, poi di sua penna ha scritto poco, e fra cui il diario e Taccuino sono due gemme, due perle veramente preziose. Molti libri di Krishnamurti sono le trascrizioni delle sue conferenze. Dunque siamo su una pagina del diario di Krishnamurti che parla del silenzio e leggo testualmente per non perdere ovviamente nemmeno un accento del suo dire. Soltanto il silenzio a profondità, come l'amore. Il silenzio non è il movimento del pensiero, né lo è l'amore. Solo allora le parole, profonde e superficiali, perdono il loro significato. Non c'è misurazione nell'amore e nel silenzio. Ciò che è misurabile è pensiero e tempo. Il pensiero è tempo. La misura è necessaria, ma quando il pensiero la pone in atto in relazione, allora crea danno e disordine. L'ordine non è misurabile, lo è soltanto il disordine. Krishnamurti era portatore di un concetto di vita semplice. E anche qui cito testualmente una sua riga. Una vita semplice è molto più esigente, molto più profonda. Una vita semplice è una vita in cui non c'è conflitto. Buonanotte di San Giovanni a tutti.